Nel secondo turno del triangolare playoff di promozione in campo Ortona e Fontanelle per provare a raggiungere il Montorio a quota 3 punti. È l'ultima chiamata per gli uomini di Mister Capitanio che possono solo vincere, mentre i padroni di casa di Savini vogliono partire bene per giocarsi le carte in una situazione favorevole nell'ultimo match proprio contro i Teramani. Ad iniziare meglio sono i padroni di casa che al sesto minuto approfittano di un errore in fase di alleggerimento da parte dei ragazzi di Capitanio. Ligocchi arma il destro e conclude con potenza. Gaddini è superato, ma la sfera si stampa sulla traversa ed esce. Occasione anche per gli ospiti all'ottavo minuto con la girata volante sugli sviluppi di un corner da parte di Marcozzi. Il pallone termina alto con Pelusi a controllare. L'Ortona è stabilmente in controllo nella prima parte della gara e dal tredicesimo il club adriatico passa in vantaggio con l'inserimento vincente di Di Donato, abile a sfruttare un pallone rifinito benissimo dall'out destro ed a superare con l'aiuto dei legni l'incolpevole Gaddini. Torna a farsi vedere il Fontanelle al ventesimo attraverso una bella conclusione da fuori area di Cirelli. Pelusi è però attento a deviare lateralmente, con bontà che sulla ribattuta successiva è impreciso e sparacchia alto. L'Ortona ha una clamorosa occasione per raddoppiare al 26esimo con la grande pressione di Ndiaye che mette in difficoltà ancora una volta la difesa del Fontanelle. L'attaccante riesce dunque a servire Dragani che a tu per tu con Gaddini manda fuori di pochissimo nella delusione totale dei suoi tifosi. Ancora una buona gestione del pallone da parte degli avanti ortonesi porta ad un soffio dal raddoppio. La sfera è infatti ben appoggiata in area di rigore da Di Donato, ma Ndiaye nel concludere al volo è impreciso e manda a lato rispetto alla porta del Fontanelle. L'occasione più grande per trovare il 2-0 l'Ortona la trova al 32esimo con un pallone perso malamente sulla fascia destra dal Fontanelle e Ligocchi fulmineo nel mandare verso il centro dell'area di rigore trova ancora una volta la corrente Dragani. La conclusione è però imprecisa e finisce sul fondo rispetto ai pali di Gaddini. Dopo un cooling break di qualche minuto, la legge più antica del calcio si materializza nel classico gol mangiato, gol subito. Perini gestisce alla grande una imbucata al limite verso l'area piccola dell'Ortona e riesce a mettere in mezzo per l'implacabile Cirelli che trova il gol del pareggio nonostante i locali avessero avuto ben saldamente in mano il pallino del gioco fino a quel momento. L'Ortona reagisce immediatamente sugli sviluppi di un corner battuto splendidamente da Dragani. Miccoli vola in cielo e colpisce di testa ma la sfera si stampa sulla traversa venendo poi ribattuta lontano dai successivi rimpalli. Proprio all'ultimo minuto del primo tempo c'è spazio per una nuova clamorosa occasione per Miccoli, la cui conclusione di controbalzo termina di poco a lato rispetto ai pali di un immobile Gaddini. Siamo nel secondo tempo che vede la prima occasione capitare al tredicesimo minuto sui piedi di Francia, che è abile a controllare in area di rigore ed a concludere. Pelusi però salva in due tempi e tiene in ballo l'Ortona. Club di casa che è ancora una volta sfortunatissimo sul ribaltamento di fronte quando l'inarrestabile Ndiaye si libera dalla marcatura di un avversario e scaglia una conclusione imparabile per Gaddini verso la porta del Fontanelle. Ancora una volta però un legno salva i Teramani e si resta sull'1-1. Meno occasioni nella ripresa ma la gara resta viva e godibile. Ancora una volta è Francia a spaventare con una conclusione da fuori area il portiere Pelusi che risponde presente e respinge. L'Ortona si fa trovare vivo colpo su colpo e regala ai suoi tifosi l'illusione del gol su calcio di punizione calciato in modo perfetto da Dragani. Una impercettibile deviazione della barriera fa però in modo che la sfera vada a terminare a millimetri dal palo di Gaddini. Sul corner seguente ancora una buona battuta di Dragani porta il pallone dalle parti di Ndiaye che conclude a botta sicura ma trova il corpo di Di Donato il quale respinge come se fosse un difensore del Fontanelle ed il pari persiste. Nemmeno un giro d'orologio più tardi il centrocampista dell'Ortona trova il modo di farsi perdonare e su un cross che parte dalla fascia mancina, ancora una volta il suo inserimento vale il centro che porta i locali sul 2-1, con l'esplosione dei tifosi di casa a dir poco fragorosa dopo le numerose occasioni soltanto sfiorate dall'Ortona. In pieno recupero e con la gara che va verso il tramonto, l'Ortona trova anche il gol del 3-1 con Ndiaye lanciato verso la rete, l'ex mutignano fredda infatti Gaddini e porta i suoi compagni all'ultima gara in una situazione di parità imperfetta per la verità contro il Montorio, ancora avanti per il maggior numero di gol segnati in trasferta. Proprio gli ultimi 90 minuti di questa promozione saranno a dir poco decisivi per sapere se a salire in eccellenza sarà l'Ortona di Savini o il Montorio. Allora, con mister Capitanio, forse era già compromessa, no? Sì, è chiaro, venire qui non era facile, avevamo giocato 3 giorni fa, avevamo perso la prima in casa, è chiaro che le percentuali di poter riuscire a vincere questo triangolare perdendo la gara col Montorio si erano ridotte, abbiamo cambiato un po' di ragazzi, abbiamo cercato comunque di fare la nostra partita, siamo restati in partita fino a 5 minuti, 5-10 minuti alla fine credo,
poi loro sono stati più bravi, credo che le loro motivazioni abbiano prevalso. Quindi è mancato forse un po' quello, no? Se dovessimo vedere la gara di oggi, forse un po' di motivazione, un po' di grinta? Qualche errore qua, anche più di qualcuno l'abbiamo commesso, abbiamo regalato di nuovo il primo gol e quella che per noi era stata la forza di tutta la stagione. Abbiamo subito pochissimi gol e subito poco proprio nell'arco della partita, in queste due gare l'abbiamo persa la nostra solidità, diciamo. Però ripeto, abbiamo cercato di fare il massimo, ma è chiaro che era complicato oggi venire qui dopo la gara di giovedì, abbiamo cercato di fare il massimo, ma nel calcio il campo parla. Qui il Montorio ci ha battuto, l'Ortona ha vinto, noi siamo fuori e loro è giusto che si giochino la finale. A questo punto, da spettatore tra virgolette privilegiato, ti chiedo chi vedi favorito tra le due per la finale? Ma sono le squadre entrambe forti, chiaro che per una questione di risultati il Montorio ha due risultati e gioca in casa, forse un pochino avvantaggiato ci parte, però poi le gare bisogna giocarle, deve giocarle per vincere, poi è chiaro che col pareggio per una questione di gol fuori casa credo che il Montorio abbia due risultati, per cui penso che almeno inizialmente il Montorio una piccola percentuale in più ce l'ha, però ripeto, sarà una gara equilibrata perché la palla pesa in queste partite, che vinca il migliore. Allora, mister Savini, una grandissima partita, una grande soddisfazione e soprattutto insomma vi è andata a giocare queste ultime speranze e ultima partita a casa del Montorio. Sì, ha fatto una grossa partita anche oggi. Abbiamo fatto tre gol, potevamo fare forse un altro 3-4, abbiamo avuto occasioni limpide, allora abbiamo concesso solo quell'errore là quando ci hanno trovato il gol, ma noi abbiamo dominato la gara in lungo e in largo. Purtroppo c'è il regolamento, no? Che potrebbe creare qualche problema, per insomma vi obbliga sostanzialmente a vincere l'ultima nonostante un risultato speculare. Io questo non lo so, il regolamento, non ho idea, so che abbiamo fatto 3-1, hanno fatto loro e 3-1 abbiamo fatto noi. Ma loro in virtù di più gol fatti fuori casa... Non si gioca solo fuori casa, che non è che ci facciamo andare al ritorno, capisci? È vero, però, è vero, però... La partita solo, quello che è fortunato che gioca in casa, che fa la fortuna di avere due risultati, secondo me è un'assurdità, però non ne ho idea, non lo conosco il regolamento, non l'ho letto, ma dovrò leggerlo dopo, però mi sembra veramente un'assurdità. Cioè, i gol valgono come numero, se hai fatti tre tu e non fatti due, allora tu vai avanti, io vado dietro. Ma noi se abbiamo fatto 3-1 e 3-1, perché loro vincono? Particolarità del gironcino a tre forse. Questo vale i gol andati e ritorno, fanno le mani in Champions League, li facciamo vedere noi su un campo solo. Mi sembra veramente un'assurdità. Senti, sulla squadra oggi grande prestazione. E questa è una squadra fortissima, abbiamo fatto 50 gol, abbiamo recuperato nel girone qualcosa come 14-15 gol a squadra, siamo arrivati secondi a due punti, eravamo a un punto nel momento in cui ci stiamo saltando addosso, abbiamo avuto diversi infortuni e questo non ci ha dato la possibilità di vincere il campionato diretto, ma noi abbiamo numeri importanti, abbiamo giocatori davanti di grandissima qualità, abbiamo fatto quindi... Andiamo con tutta la voglia di voler fare il salto di categoria, poi il campo dirà se abbiamo ragione noi o ce l'hanno ragione loro. Innanzitutto dobbiamo vedere dove andiamo a giocare, questa è un'altra cosa importante, perché loro l'ultima partita hanno giocato a Castelnuovo, non so se si gioca ancora lì. Gli inserimenti di Di Donato chiaramente provati, no? Ma noi Di Donato l'abbiamo perso per tre mesi in quel periodo là, Di Donato, Ligoschi, li stiamo recuperando adesso un mese dalla fine del campionato, è normale che questo è un giocatore che ha una potenzialità devastante nell'area di rigore, io lo vedo in quel ruolo là, ce l'ho messo 4 anni fa, lui era un mediano, io ce l'ho messo in quel ruolo perché l'ho avuto per 2 anni e quindi lo conosco benissimo, ecco, in quel ruolo mi dà sempre grande soddisfazione, perché poi c'è l'inserimento, è forte in acrobazia, quindi giocatore che non ti aspetti mai, ma arriva sempre. Era il giocatore che ci mancava, perché erano tutti i giocatori venivano a prendere il palo, lui invece è il giocatore che si butta dentro e fa male. Presidente Rocco Giurisci, una grande vittoria, una grandissima soddisfazione, insomma va andata a giocare tutto adesso nell'ultima gara. Sì, andiamo a Montorio a giocarci questo accesso in eccellenza, e chiaramente sapendo di avere un unico risultato, la vittoria. Però come avete ben visto... Salvo il 3-3, ma insomma... Salvo il 3-3, vabbè, può succedere. Comunque ce l'andiamo a giocare fino alla fine, perché abbiamo dimostrato che possiamo ambire comunque al salto di categoria. È una gara, quella di oggi, diciamo abbastanza complicata contro un avversario difficile, molto impegnativa, però alla fine siamo riusciti a spuntarla con il punteggio di 3-1, nonostante abbiamo colpito tre pali, mi sembra, quindi abbiamo giocato bene.
la squadra insomma gira tanto, si vede che il lavoro del mister e soprattutto la qualità dei giocatori insomma sono veramente di categoria forse superiore, ecco. Beh, noi quest'anno siamo finiti a 2 punti dal Fossa Cesia, che ha vinto il campionato, quindi siamo una squadra che ha lottato fino alla fine. Chiaramente in questo triangolare ci sono squadre che forti. Fontanelle è una squadra forte, abbiamo avuto la fortuna di incontrarle in casa, però la fortuna fino a un certo punto. Poi giustamente se non ci mettiamo del nostro la partita non si vince da sola. Per il resto, ripeto, andiamo a Montorio con il piglio giusto per prenderci l'eccellenza.